Buonasera a tutti quelli che si stanno collegando. Ciao, ciao a tutti. E 59, quasi 21, un paio di minuti di ritardo cronico e poi iniziamo. Ok, mi segno tutto. Sentite? Provate a rispondermi se mi sentite bene, così poi inizio anche. Ok. Bene, non so di dove siete, ma vi chiedo come va, com'è il tempo. Finalmente è arrivato il caldo, un po' ovunque. E speriamo a breve che arrivi anche questa benedetta estate. Ok, faccio l'ultima cosa e poi un minutino e iniziamo. Bene. Ciao, 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 ciao a tutti quelli che mi stanno salutando. Bene, il numero di persone che è connesso sta crescendo. Ok, 21.02, direi di iniziare. Ne abbiamo per un'oretta circa. Vi porto fino alle 10. E questa sera parliamo di New York, New York City. Io in Evolution Travel mi occupo di Stati Uniti, esclusivamente Stati Uniti, tutta la parte continentale più anche le Hawaii e la parte dell'Alaska. Stati Uniti e Canada, da quest'anno invece abbiamo anche aggiunto il Canada come portale, abbiamo riattivato il portale Canada, comunque non attira quanto gli Stati Uniti, ma soprattutto non attira quanto invece gli italiani sono attirati da New York City. New York City è probabilmente considerabile come si può considerare come una capitale europea. È una di quelle città in cui ci si va una volta e poi ci si torna. Questo lo dico a tutti i miei clienti perché non bisogna mai pensare di visitare New York City una volta nella vita e basta. È uno di quei posti in cui ci puoi andare più di una volta tranquillamente, come può essere una qualunque capitale europea del genere di Parigi, Londra o qualche capitale spagnola. Non abbiate paura di dover tornare a New York City, perché New York City è una città che nell'arco di 4-5
4-5 anni cambia tantissimo. Quindi visitate New York City, tornate a New York City senza paura di vedere probabilmente una città completamente diversa da quella che magari avete visto qualche anno prima. Poi i collegamenti sono particolarmente vantaggiosi, particolarmente economici, quindi assolutamente è uno di quei posti da vedere e rivedere nella vita. Quando andiamo negli Stati Uniti, quando andiamo a New York, il problema più grosso per i miei clienti è dove dormire. Io il consiglio che posso dare a tutti gli italiani che vanno a New York City è non dormire nel quartiere di Times Square, per un motivo molto semplice, perché il quartiere di Times Square è il quartiere più turistico forse al mondo, addirittura è il posto, la location dove ci sono più locali a chiappa turisti, ristoranti, è pieno di ristoranti italiani dove si mangia malissimo e si spende tantissimo, è pieno di negozi di souvenir, è pieno di gente, di turisti come noi. Quindi dove dormire lo possiamo decidere insieme, ma la mia premessa è sempre: decidiamo dove dormire, ma non a Times Square. Purtroppo spesso molti che non conoscono la città, molti che non sono mai stati negli Stati Uniti, nello specifico New York City, pensano che Times Square sia la zona, il quartiere migliore dove soggiornare. È esattamente l'opposto. E detto questo, Times Square per me, secondo me, è un posto meraviglioso. È un posto dove mi capita spessissimo di andarci la sera e di rimanere a sedere 10 minuti, mezz'ora, un'ora su quella scalinata rossa a guardare un crogiuolo di persone che vengono da tutto il mondo. Ma per questo, ma questo non significa che voi ci dobbiate anche dormire. Visitare Times Square è un discorso. Rimanerci lì per dormire, per cenare, è la scelta più sbagliata che possiate fare. Questa è una mia lotta quotidiana con tutti i miei clienti che mi chiedono naturalmente di vivere, di dormire a Times Square, di mangiare a Times Square. È una mia lotta quotidiana per farli andare lontano dai Times Square, dal quartiere di Times Square, a dormire. La stessa cosa vale anche per l'Empire State Building, che è poco più a sud di Times Square. Però mi raccomando, abbiamo diversi quartieri dove si può soggiornare, ma non lì. Dove soggiorniamo quindi? Sicuramente vicino a Times Square, vicino a Empire State Building, c'è un quartiere che si chiama Chelsea, che è meraviglioso. Tra l'altro, uno dei plus di Chelsea è anche che ha ottimi ristoranti, a differenza di Times Square, che ha solo ed esclusivamente ristoranti per turisti. E altro quartiere ottimo dove anche troviamo degli ottimi ristoranti è Hell's Kitchen, che è attaccata a Times Square, proprio oltre Broadway, quindi è comodissima per raggiungere Times Square e Rockefeller Center, però è quelle centinaia di metri che permettono di non essere mescolati ai turisti di Times Square. Tra l'altro, come vi dicevo, a Hell's Kitchen ci sono tantissimi ristoranti molto, molto buoni, e quindi è un altro dei quartieri dove si può assolutamente soggiornare e pranzare e cenare. Un altro quartiere ottimo, secondo me, dove stare, che sta ricrescendo dopo l'abbattimento delle Torri Gemelle del 2001, è Lower Manhattan. È cambiata tantissimo, non è più il cosiddetto location
in cui alle 5 del pomeriggio tutto chiude e non c'è più niente, quindi è un quartiere che è vivo anche la sera e quindi è un ottimo quartiere dove soggiornare. Tra l'altro, essendo l'Over Manhattan la zona dei grattacieli, perché comunque i grattacieli più alti sono in quel quartiere, essendoci molti grattacieli che sono nuovi, abbiamo anche la fortuna di avere alberghi un po' migliori, ma soprattutto il fascino del grattacielo, dei grattacieli, perché comunque quando pensiamo a New York pensiamo a quello. Quindi prevalentemente questi tre sono i quartieri che io prediligo dare ai miei clienti per il proprio soggiorno a New York. Poi naturalmente ci sono tantissimi altri quartieri a seconda delle esigenze, quindi questa è un'analisi che facciamo insieme a voi clienti, su quello che vi aspettate dalla vostra vacanza per decidere dove dormire, perché vi potrei dire che ci sono alberghi di lusso e location molto tranquille sia nell'Upper East Side, quindi a fianco per capirci, a fianco di Central Park, sia dalla parte est che dalla parte west. Sono quartieri molto più tranquilli, molto meno commerciali, molto più residenziali, però quartieri di un certo livello, adatti a una clientela di un certo livello. Per il resto abbiamo Manhattan, perché poi alla fine stiamo parlando solo di Manhattan, che è uno dei cinque sobborghi di New York City, ha altri quartieri, ma dove magari meglio non soggiornare solo ed esclusivamente perché magari la metro è un po' più scomoda e quindi magari diventa un po' più difficile poi girare la città. Vi dicevo che Manhattan, tutto sommato, è solo uno dei cinque sobborghi che compongono la Grande Mela. E ci sono altri posti come Brooklyn o il Queens dove si potrebbe teoricamente dormire, ma in pratica, se mi fate voi clienti la classica domanda, si può dormire a Brooklyn per risparmiare? No, no. Gli alberghi di Brooklyn sono comunque costosi, gli alberghi del Queens sono comunque costosi. Considerato che passeremo il 90% del nostro tempo a Manhattan, perché dormire a Brooklyn? Anzi, forse a Brooklyn ci sono alcuni quartieri, alcuni alberghi che sono addirittura più costosi di Manhattan, perché? Perché si affacciano sullo skyline di Manhattan, mentre se dormi in un albergo a Manhattan e la vista della tua camera è sul palazzo di fronte, dormendo a Brooklyn ci sono alberghi bellissimi che come vista hanno lo skyline di Manhattan. E quindi attenzione a pensare ingenuamente che dormendo fuori da Manhattan si spende di meno. In realtà non è assolutamente vero, si spende spesso di meno a Manhattan piuttosto che non dormire a Brooklyn o nel Queens. 2 anni fa abbiamo fatto un viaggio di gruppo, dormivamo nel Queens, il nostro albergo aveva tutte le camere con vista sullo skyline di Manhattan. In particolar modo eravamo a Long Island City, quindi avevamo la vista sul Empire State Building e sul Chrysler Building, che da un certo punto di vista può avere un fascino incredibile, però sei comunque un pochettino più lontano dal cosiddetto centro. Il centro, apro una parentesi, in America quando si parla di una città è impossibile dire: voglio dormire in centro. Il centro nelle città americane non esiste, è un concetto completamente diverso. Le nostre città italiane si sono sviluppate col concetto di centro, le città americane non si sono assolutamente sviluppate come da noi. E quindi il cosiddetto downtown, che può essere visto come il centro nella città italiana, non è assolutamente detto che sia il locale, la zona più turistica di una città. Questo vale anche per
per New York, in quanto il downtown è il Lower Manhattan, che è comunque la prima parte della città che è nata, la prima parte che si è sviluppata tanti, tanti anni fa, mentre forse il centro più turistico è invece Times Square, che è molto più in alto, circa 5-6 miglia più in alto di downtown. Proseguiamo, quindi abbiamo un po' parlato di quartieri dove dormire. Parliamo di alberghi. Altra domanda che mi fate un po' tutti voi clienti quando dovete decidere dove dormire. Meglio dormire in appartamento o meglio dormire in albergo? Ecco, altra... Mi si drizzano i capelli ogni volta che mi viene chiesto un appartamento, perché ingenuamente si pensa prima di tutto di risparmiare. Però basta una piccolissima considerazione. New York City, leggiamo, vediamo in TV continuamente che è una delle città dove costa di più vivere. Il costo della vita è molto alto perché è molto alto il costo dell'appartamento, è molto alto del costo dell'affitto degli appartamenti. E quindi quando mi si chiede voglio andare in appartamento per risparmiare, il ragionamento è totalmente sbagliato, perché se l'appartamento costa tantissimo per chi ci lavora e per chi ci vive, perché per noi turisti che ci andiamo per 5 giorni dovrebbe essere una forma di risparmio? È impossibile, è esattamente l'opposto. L'appartamento è molto più costoso di un albergo. Perché gli appartamenti a New York, ma Manhattan in particolare, costano un botto sia come acquisto sia come affitto. Al contrario, a livello di alberghi, che siano alberghi belli, bellissimi, fantastici o mediocri, abbiamo una scelta che è quasi infinita e quindi c'è molta più concorrenza a livello di prezzo. E quindi mi raccomando, non pensiate di andare a New York in appartamento per risparmiare, mai, assolutamente mai. Detto questo, l'appartamento ha comunque un grosso vantaggio, che è il poter cucinare, il poter mangiare in appartamento senza dover sempre uscire per colazione, pranzo, cena. Quindi questo è un grossissimo vantaggio. Anche se, mi raccomando, parliamo di Stati Uniti, parliamo di un paese in cui tutto costa molto, perché andare negli Stati Uniti è comunque caro, idem i supermercati, il latte, le uova, il pane, è tutto molto costoso. Però comunque se io ho delle esigenze, se particolari a livello di cibo, se io ho dei bimbi piccoli che non mangiano tu qualunque cosa si trova in giro per la città, ecco, l'appartamento da questo punto di vista può essere utile. Mi raccomando però perché comunque ce ne sono pochi, non è che ce ne siano mai tantissimi a livello di appartamenti disponibili. Quindi attenzione, molta attenzione sul discorso appartamento. Come vi dicevo prima, arriviamo al discorso cibo. L'appartamento può risolvere il classico problema di cosa mangio, dove mangio, in modo da non finire nei classici soliti McDonald's. Purtroppo vi do una brutta notizia: tutti voi credevate che negli Stati Uniti, credete che negli Stati Uniti si mangi male, non è assolutamente ma è vero questo. Negli Stati Uniti si mangia molto bene, l'unico problema, perché non sono impazzito, è che per mangiare bene si spende in proporzione molto di più che in Italia. Quindi dobbiamo pensare che quando andiamo a fare una vacanza a New York dobbiamo fare una scelta. Se vogliamo mangiare bene, dobbiamo mettere in conto di spendere tanto. In Italia abbiamo tantissime trattorie, esistono ancora, forse anche nelle grandi città, tantissimi posti
posti dove si mangia bene spendendo poco, no? Quante volte siamo noi stessi a dirlo, se ce lo sentiamo dire. Vado a mangiare in quel posto perché si mangia bene e si spende poco. In America non esiste. A New York tutto questo non esiste. Se a New York vuoi mangiare bene, devi per forza andare in un posto dove spendi minimo $50 a persona, minimo, minimo, per una cena. Quindi, detto questo, di posti dove si mangia bene ne conosco tantissimi, ne conosciamo tantissimi. Il problema però è che dovete mettere in conto di spendere tanti soldi per cenare. Di conseguenza vi capiterà di finire a mangiare qualche volta, quantomeno in qualche fast food. Ecco, anche qui cerchiamo di evitare quei fast food che conosciamo, cioè cerchiamo di evitare quelli che sono diffusi anche in Italia, perché quelli sono i più terribili, quelli dove si mangia peggio. A volte mi capita di notare questa cosa a New York e nelle città americane, che se qualcuno di voi c'è mai stato, succede che di vedere che mentre da noi in Italia i McDonald's sono pieni, spesso sono pieni di gente che mangia. In America sono vuoti, sono quei fast food in cui c'è meno gente che ci va a mangiare. Un motivo ci sarà, perché si mangia veramente male. Quindi è comprensibile il fatto che noi, quando siamo in giro per la città, vediamo quella M gialla che ci ricorda qualcosa e spesso finiamo a mangiare lì. Quindi è legittimo, nel dubbio, non sai dove andare a mangiare perché non conosci niente, vai a mangiare in un posto che conosci, in un posto che è famoso. In realtà McDonald's, Burger King, Taco Bell, sono una serie di catene di fast food dove si mangia tanto, tanto male. Spendendo pochi euro in più, si riescono a mangiare degli ottimi hamburger che magari spendi il doppio di quello che spenderesti da McDonald's, però almeno ti sei salvato lo stomaco. Fra tutte le catene di hamburger, ce n'è una che è nata a New York e piano piano si sta diffondendo in tutti gli Stati Uniti, che si chiama Shake Shake ed è di qualità migliore rispetto a qualunque altra catena. E è molto famosa proprio nella zona di New York e la si trova in qualche altro città americana. Però a New York è piuttosto diffusa. Quindi mi raccomando, a livello di pasti, mettere in conto di spendere cifre importanti per mangiare bene, perché ne vale assolutamente la pena. Quando dico che ne vale assolutamente la pena, intendo dire che New York City è una città in cui vivono etnie da tutto il mondo, compresa naturalmente una grossa comunità di italiani. Di conseguenza, ed è allo stesso tempo una città con tantissimi ristoranti, di conseguenza tutto ciò significa che ci sono ristoranti di tutti i tipi, di tutte le etnie, dove si mangia da Dio, si mangia benissimo, a partire dal thailandese, per non parlare del messicano che è comunque diffusissimo negli Stati Uniti, il cinese, il coreano, ci sono ristoranti di tutti i tipi che noi in Italia non ci immaginiamo neanche di riuscire a mangiare così bene in ristoranti stranieri. Sicuramente, qui faccio una premessa, nella città di Roma, nella città di Milano, qualcosa di importante c'è sicuramente, ma per tutti quelli che vivono e vengono dalla provincia, mangiare in un ristorante thailandese a New York, ti esci che sei soddisfattissimo. Quindi mi raccomando, sempre spendendo parecchi soldi, però mangerete benissimo. Quindi
Mi raccomando, poi cambiamo, il cibo è molto importante, non fossilizziamoci perché altrimenti rischiamo di rovinarci la vacanza. Detto questo, mio personale consiglio, ogni volta che mando un cliente negli Stati Uniti o comunque sia che sia un fly and drive, sia che sia a New York, la mia raccomandazione è sempre la stessa: colazioni abbondanti, perché la colazione è un pasto meraviglioso. Se noi siamo bravi a fare la pasta, loro sono sicuramente bravi a fare la colazione, quindi approfittiamone, anche in questo caso sicuramente costose, almeno 15 dollari, dai 15 ai 20 dollari, ma colazioni molto varie e molto buone. Uno dei posti troveremo posti dove fare colazione ad ogni angolo di strada. Mi raccomando, gli alberghi spesso non offrono la colazione inclusa, però permettono di fare la colazione a pagamento. Questa cosa forse vale per un qualunque posto nel mondo. Usciamo, non facciamo colazione in albergo, usciamo perché abbiamo una scelta infinita. E quella di rimanere chiusi in albergo a fare colazione è probabilmente la scelta più sbagliata. Detto questo, come dicevo prima, a proposito dell'appartamento, se qualcuno ha qualche esigenza e quindi ha bisogno di prepararsi il pranzo, la colazione in casa, può valer la pena allora a quel punto spendere qualcosa in più e stare in appartamento. Direi che se qualcuno ha esigenze particolari, cali di zuccheri, piccoli gruppetti, e quindi non si vuole uscire, non si vuole aspettare il ritardatario per andare a fare colazione tutti assieme da Starbucks magari, oppure in un diners, ecco, allora in quel caso può valer la pena fare colazione in albergo. Però questo è forse l'unico caso, cioè io appena mi sveglio ho bisogno di fare colazione e allora vado giù in pigiama a fare colazione in albergo senza dover uscire, oppure faccio parte di un gruppetto di persone che per cui non posso permettermi di aspettare il ritardatario di turno, ho bisogno di andare a fare colazione e poi le 9, le 9:30 ci si incontra tutti e si inizia a fare il proprio giro quotidiano per la città di New York. Sto leggendo un po' i vostri commenti. Scusate. Chiara dice che tornerebbe molto volentieri, anch'io tornerò presto molto volentieri. Ecco, Paolo invece mi conferma che Shake Shake è accettabile, esatto. E per il resto ottimo food da tutto il mondo. Sì, anzi, in questo caso il mio augurio, il mio impegno è sempre quello di consigliare cibo da tutto il mondo, eccetto che dall'Italia. Perché comunque il ristorante italiano sarà sicuramente meno buono che in Italia. La pizza, apro una parentesi, amo la pizza americana, non so perché, sarà meno buona che la pizza italiana, che la pizza napoletana. E magari spendiamo anche qualcosa in più, perché comunque nei ristoranti italiani alla fine si fanno pagare, si sanno far pagare. E quindi magari abbiamo mangiato male e abbiamo anche speso tanto. E torniamo in Italia e cosa facciamo? Ci lamentiamo che abbiamo speso tanto per mangiare, mangiando della schifezza di pasta scotta. Non cerchiamo la pasta, resistiamo quei 5 giorni, quei 10 giorni, quei 7-8 giorni che siamo a New York e proviamo tutte le altre cucine. E quando torneremo a casa andremo a mangiare nelle nostre trattorie di fiducia, che addirittura ci faranno un'ottima cena spendendo qualche cifra onesta. Bene, se avete delle domande fatele, mi raccomando.
se avete qualunque dubbio, chiedetemi pure. Io intanto continuo a parlare e adesso do anche un'occhiata a tutte le domande che mi state facendo. Proseguiamo. Abbiamo parlato di alberghi, abbiamo parlato di quartieri dove dormire, abbiamo parlato di cibo, parliamo velocemente anche del discorso di dove mangiare. Io leggo spesso il posto dove dormire anche al posto dove cenare, perché comunque se il ristorante per la cena è vicino all'albergo è molto comodo. E quindi per quello che io prima vi dicevo, che adoro Chelsea perché è pieno di ristoranti, adoro Hell's Kitchen perché anche in quel caso è pieno di ristoranti. Quindi se ho la possibilità, insieme al cliente, di dargli un albergo in questi due quartieri, sono più contento perché so che la sera gli basteranno 5 minuti per andare a cena in un ottimo ristorante. Cambiamo completamente discorso. Iniziamo a parlare di che cosa si fa, che cosa si va a vedere a New York. Ho iniziato la diretta dicendo che è una di quelle città in cui si torna volentieri, in cui 5 anni dopo è cambiata completamente. È una di quelle città in cui lo skyline evolve perché comunque eravamo a New York ad agosto dello scorso anno e praticamente dal Top of the Rock Central Park non si vede più perché comunque c'erano almeno tre, se non quattro, grattacieli in costruzione davanti a noi. Quindi anche da questo punto di vista è una città che è in continuo cambiamento, è in continua crescita e quindi è una di quelle città dove vale assolutamente la pena tornare. Tornare per vedere cose diverse, perché comunque l'Empire State Building è sempre quello, il Top of the Rock è sempre quello, la Statua della Libertà non cambia mai. Però ci sono cose che sono sempre diverse, sempre nuove, ci sono sempre cose nuove da vedere. Il tempo per visitare la città che serve è sempre tantissimo. E quindi in una volta sola non si può mai pretendere di averla vista tutta. E quindi bisogna sicuramente, è una città a cui dedicare tanto tempo, è una città in cui tornare. Quando parliamo delle cose da vedere, cose da fare, se parliamo delle attrazioni principali, quindi le icone principali della città come Statua della Libertà o Empire State Building, dobbiamo anche pensare che non siamo gli unici a visitarle. Quindi, per visitare questi posti, per visitare questi grattacieli, serve tempo, serve tantissimo tempo. Non possiamo permetterci di dedicare poco tempo alla visita di New York pretendendo di vedere tutta la città, anzi tutto il quartiere di Manhattan, tutto il sobborgo di Manhattan in 2, 3, 4 giorni. Assolutamente no. Ci renderemo conto, e anche velocemente, che ci sono tantissime file da fare. Ci sono tantissime cose da vedere e file da fare per accedere ad ogni attrazione. Vi faccio un solo esempio, la Statua della Libertà è uno dei monumenti più a rischio terrorismo. Questo dal 11 settembre è stato dichiarato il monumento più a rischio. Non entriamo nel discorso politico, però potete immaginare cosa vorrebbe dire per determinate persone fare un attentato alla Statua della Libertà. Quindi loro, gli americani, i newyorkesi, tendono a proteggere il più possibile con controlli che sono stile aeroportuale. Di conseguenza, se in aeroporto ci andate 2 ore prima perché i controlli sono lunghi, pensate che dovete fare la stessa cosa per la Statua della Libertà. Nessuna attrazione
necessita di tanto tempo quanto l'ingresso alla Statua della Libertà, però non pensiate che nelle altre attrazioni non ci siano controlli. Sono sicuramente più veloci, la Statua della Libertà è l'esasperazione dei controlli, però anche nelle altre attrazioni i tempi tecnici per salire sono sempre abbastanza, per entrare sono sempre piuttosto lunghi. Detto questo, perché vi dico questo? Perché il tempo perso in fila è tempo perso, quindi più ci velocizziamo, ad esempio col pass, e meglio è. Assolutamente, io ve lo do obbligatoriamente a tutti perché tanto quelle attrazioni, tanto quei posti li vedrete. Quindi non andate a New York City senza il pass. Noi lo diamo, io lo do a tutti nei miei pacchetti perché comunque ti permette di entrare nelle attrazioni più turistiche, evitando le file di chi deve fare ancora il biglietto. Quindi è un vantaggio non indifferente quello di poter evitare quella fila. Di sicuro non evitiamo i controlli di sicurezza, però comunque intanto il biglietto non lo dobbiamo fare. Quindi mi raccomando, io vi costringo ad acquistarlo da me, intanto perché risparmiate, perché comunque comprarli singolarmente sul posto quei biglietti costano molto di più, col pass si risparmia più o meno il 60 per, il 40, scusate, il 40% rispetto a comprare tutti i biglietti separati e in più non si fanno file agli ingressi, si evita la fila di chi deve fare il biglietto. Prima abbiamo parlato delle icone di New York City che possono essere Top of the Rock, Empire State Building e Statua della Libertà. Da qualche anno nella zona dove c'erano le Torri Gemelle sono stati costruiti una serie di nuovi grattacieli, di cui uno visitabile. Come vi dicevo prima, l'area sta cambiando tantissimo. La zona sta crescendo tantissimo e vi garantisco che il grattacielo, quello che viene comunemente chiamato Freedom Tower, è forse l'esperienza più bella che possiate fare. Cito una persona che era venuta con me 2 anni fa a fare il viaggio di gruppo a New York e casualmente mi disse: io i grattacieli li vedrei dal più basso al più alto. Secondo me è una considerazione giustissima, perché tendenzialmente si sale su tutti i grattacieli. Ma qual è la logica? E questa cosa mi ha incuriosito tantissimo. Quindi, per capirci, dal più basso al più alto, il Top of the Rock è il più basso, poi c'è l'Empire State Building, e per ultimo uno si deve tenere il Freedom Tower. Secondo me è un ragionamento molto giusto da fare quando si visitano i grattacieli newyorkesi. Naturalmente, per quanto riguarda New York, non ci sono solo grattacieli. New York è forse, insieme a Londra, la città con i musei più belli al mondo. Quindi, quando si ha tempo, magari quando non si hanno bambini piccoli, dedicare del tempo alla visita dei musei è assolutamente, tempo utilissimo e ben speso. Naturalmente, se invece si hanno bambini, il Museo di Storia Naturale, che poi è quello dove sono stati girati una serie di film negli anni passati, è un museo azzeccatissimo. Per loro, soprattutto se hanno visto i film che poi sono stati girati lì dentro. Naturalmente ci sono due, tre, barra, forse anche quattro musei che sono uno più bello dell'altro, Met, Metropolitan, Guggenheim e Museo di Arte Moderna, che sono comunque per gli addetti al lavoro bellissimi. Hanno bisogno di tempo per essere visitati perché oltre a essere belli sono anche grandi.
E quindi alcuni, tra l'altro, sono quasi tutti inseriti nel pass. Quindi anche in questo caso vale la stessa considerazione che ho fatto prima: serve tempo, perché non si può tirar via una visita a uno dei musei più belli al mondo dedicandoci poco tempo. Io sono solo contento se poi mi tornate a New York con me, però tenete presente che nel vostro viaggio non potete vedere le cose con troppa fretta. Detto questo, a parte il discorso musei, che comunque sono anche nei musei, ci sono le file da fare, ma sono sicuramente meno lunghe che nelle classiche attrazioni più visitate. Il bello di New York è anche girare a piedi, è anche visitare la città. A volte mi capita che qualche cliente abbia una specie di repulsione verso la metropolitana. Io stesso, i primi 10 minuti, le prime 2 ore che arrivo a New York, ho dei grossi problemi a orientarmi, perché la metropolitana è capillare, diffusissima, però è anche un casino. Quindi, essendo così capillare, è piena di linee ed è anche difficile all'inizio capire come funziona. Quindi magari c'è qualcuno che si ostina a non volerla prendere. E cosa succede? Che si fa 15-20 km al giorno. Ho visto cose in questi anni di persone che, pur di non prendere la metropolitana, si sono girati tutta la città a piedi. Non ne vale la pena. New York è bella da vedere, è bella da passeggiare, ma con il tempo necessario per spostarsi da un posto all'altro. Mi vedete o vi ho perso o ci siete ancora? Scrivetemi. Per piacere, scrivetemi se vi ho perso, perché da un po' che nessuno mi scrive più niente. E vi dicevo che New York, la metropolitana è una parte di New York che va vista. Quindi, ecco, arrivano dei commenti. Ok. Quindi la metropolitana è una delle cose più belle che ci sono a New York. È diffusissima, è molto vecchia, quindi da questo punto di vista non è che si presenti molto bene, però è anche molto comoda. E vedrete che dopo il primo giorno in cui magari avrete sbagliato una, due uscite, sarete andati verso nord mentre dovevate andare verso sud, siete andati verso est mentre dovete andare verso ovest, quando comincerete a abituarvi, comincerete anche a essere un pochettino più rilassati in metro e comincerete a vedere i newyorkesi, perché i newyorkesi, se a livello del terreno vedrete i turisti come voi, sottoterra in metropolitana vedrete i newyorkesi. E l'unica cosa che vi posso dire è che i newyorkesi sono una cosa bellissima da vedere, perché ne vedi, sono persone che sono molto smaliziate, perché comunque vivono in una città in cui, se ti fai dei problemi o se quando esci di casa pensi a come dovresti, a come devi apparire al resto del mondo, allora non esci di casa. E quindi vedete delle cose che sono incredibili, vedete dei soggetti che sono stranissimi, a volte su Facebook e su YouTube girano dei video di soggetti strani, soprattutto se ci pensate, sono quasi tutti video girati in metropolitana. E perché non dovete approfittarne? Perché non dovete vederle queste cose dal vero? Perché
perché sono veramente così. Quindi mi raccomando, la metropolitana non fa del male a nessuno, è normale perdersi, è normale sbagliare, però è anche una piccola soddisfazione quella di imparare a cavarsela e non arrivare a destinazione non sbagliando più le fermate. E oltre a vedere quindi la vera New York con i veri newyorkesi, vi riposate anche, perché comunque, come dicevo prima, bene, è bello, è bellissimo camminare, però ci si stanca molto e quindi quando possiamo sfruttiamo l'abbonamento, magari sfruttiamo la metro, magari utilizzando gli abbonamenti, quello settimanale, che è anche economicamente abbastanza vantaggioso. Siamo tra i 30 e i $35 e hai 7 giorni a disposizione. Ricomincio a guardare i vostri commenti. Paolo dice che nella metro c'è il wifi. Sì, in moltissime fermate funziona persino il nostro telefono, quindi possiamo continuare a cazzeggiare come siamo abituati col nostro telefono, con la metropolitana, col wifi gratuito, della città di New York. Quindi assolutamente da sfruttare la metro, assolutamente da evitare gli autobus. Gli autobus, New York è una città caotica a livello di auto e quindi è caotica anche per quanto riguarda gli autobus. Quindi, se proprio non si è costretti, evitare gli autobus perché non sono soggetti al traffico cittadino, molto semplice. Quindi evitarlo assolutamente. A parte il discorso autobus, per quanto riguarda i mezzi pubblici, faccio un brevissimo accenno al discorso taxi. Avremo visto tutti noi decine di film in cui c'è il protagonista che prende un taxi, uno yellow cab di New York City. Ecco, fatelo, perché comunque anche quella è un'esperienza che ci butta dentro un film. Perché comunque New York è un film, ovunque vi girate vi sembrerà di essere dentro a un film che avete visto. Naturalmente, oltre agli yellow cab, a New York è diffusissimo, come in tutti gli Stati Uniti, è diffusissimo anche Uber, che quindi vi permette comunque di girare la città con un servizio di un certo livello, magari la sera e non di giorno. Spendendo delle cifre oneste. Andiamo avanti. Scusate, guardo sempre i vostri commenti. Sì, vi ho accennato brevemente a Uber a proposito di un servizio che c'è negli Stati Uniti, che c'è in tanti paesi al mondo e ad esempio non c'è in Italia. Partendo da Uber mi vorrei legare al discorso carte di credito. Come non c'è Uber in Italia, anche le carte di credito in Italia non sono molto diffuse. Cosa completamente diversa negli Stati Uniti, cosa completamente diversa a New York. Il cash quasi non vi serve, qualunque acquisto che vogliate fare lo potrete fare assolutamente con carta di credito. Non portatevi contanti, i dollari non servono più, anzi, al contrario, non portate contanti, ma portate tante belle carte di credito, perché comunque l'americano è un commerciale nato e quindi non gli sembrerà vero di vedere le vostre carte di credito. E Uber è uno di quei servizi che si paga assolutamente solo, praticamente con carta di credito, nel senso che non gira contante, non gira neanche il pagamento alla fine del servizio della corsa, perché tu hai già pagato tutto a monte con l'app quando hai fatto la prenotazione, anzi, paghi alla fine della corsa, ma non gira il contante. Il taxi addirittura
ha il vetro che separa il driver dal passeggero e hai il tuo display dove pagare con la carta di credito. Il McDonald's, se finiti in un McDonald's a mangiare, potete pagare il panino da $1 con la carta di credito. Non siete delle persone diverse, non siete delle persone strane, siete solo delle persone che ottimizzano il proprio contante, non portandoselo dietro perché non serve assolutamente a niente. Quindi, piuttosto che $100 in contanti in più, meglio richiedere alla banca l'aumento di $100 del plafondo della nostra carta di credito. Sulle 9:50 siamo quasi alla fine. Volevo dirvi un paio di cose. Intanto su quando andare. New York è una città, gli americani dicono che l'inverno a New York non ha mai fretta di arrivare. A me è capitato di fare la maratona di New York il 5, scusate, l'1 di novembre e il giorno prima andavo in giro in maniche corte e c'erano 25 gradi. Ma se l'inverno non ha fretta di arrivare, non ha neanche fretta di andare via. Quindi attenzione perché può capitare di avere dei mesi di novembre e inizio dicembre caldi, ma può capitare di avere dei mesi di inizio aprile con 30 centimetri di neve dalla sera al mattino. L'inverno di New York è assolutamente un inverno freddissimo che potrebbe arrivare fino addirittura all'inizio di aprile. Non si sa mai quando inizia, e non si sa quando finisce, però tendenzialmente inizia tardi e finisce anche tardi. Detto questo, io mi riallaccio, sono un appassionato di cinema, mi riallaccio sempre al discorso film. Quanti di voi avranno visto quei soffioni di vapore acqueo che esce dai tombini, che poi in realtà è il vapore della... Spesso, spessissimo, è il vapore della metropolitana e quello lo vedete in inverno. È innegabile questa cosa. Altra cosa, Central Park con la neve, il fascino di Central Park con la neve, è innegabile che è un fascino incredibile. La stessa cosa la potresti... Lo stesso fascino può esserci a novembre quando c'è il foliage e quindi Central Park anche in quel periodo è particolarmente bella. Ma il Central Park con la neve, che abbiamo visto anche in questo caso in tantissimi film, è una cosa spettacolare. Quindi beccare la neve a New York è comunque una bellissima cosa da fare, purtroppo non dipende da noi. Però detto questo, se andiamo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, la probabilità che becchiamo la neve può anche essere un po' più alta. Secondo me, forse addirittura marzo ancora di più che non gennaio, febbraio. Gennaio, febbraio rischiamo di prendere tanto freddo, a marzo invece rischiamo veramente di prendere anche tanta neve. E quindi è comunque un'esperienza da provare. Questo per dirvi che gli inverni sono molto ma molto rigidi, la primavera non si sa mai quando arriva. Detto questo, le estati a New York non sono mai caldissime. Allora, prima di tutto è pieno di grattacieli e quindi comunque il sole non è che lo vediamo per 10-12 ore al giorno, perché siamo spessissimo all'ombra dei grattacieli. E quindi di conseguenza non è mai caldissimo. C'è anche da dire che quando entriamo nei vari posti avremo l'aria condizionata sparata al massimo e quindi se anche abbiamo sofferto caldo fuori, appena siamo dentro un locale non avremo di sicuro più caldo. Ecco, quindi il periodo migliore non esiste un vero e proprio periodo migliore, esistono dei periodi in cui è più costosa e dei periodi in cui è meno costosa. Quindi sicuramente gennaio-marzo sono 3 mesi in cui costa molto di meno, l'estate e l'autunno sono dei mesi in cui costa molto, ma molto di più.
andare a New York e soggiornare a New York. L'estate è molto cara, però New York è molto cara anche in autunno. Intanto, prima vi parlavo del foliage a Central Park, che come un po' in tutto il nord-est degli Stati Uniti raggiunge dei colori che sono, tutti i parchi raggiungono dei colori che sono molto molto belli. E inoltre è molto cara anche perché tra ottobre e novembre ci sono una serie di eventi a partire dalla maratona, che è la prima domenica di novembre, il Thanksgiving Day, che è il quarto giovedì di novembre, il Black Friday, che è il giorno successivo. Sono comunque una serie di eventi che alla fine alzano i costi degli alberghi e quindi diventa più costoso andarci. Per giunta alla fine di novembre, nonché primi di dicembre, c'è anche l'inizio del vero e proprio periodo natalizio che parte tendenzialmente con l'accensione delle luci dell'albero del Rockefeller Center, che è sempre tra fine novembre e primi di dicembre, e anche lì i prezzi tendono ad alzarsi, perché comunque il periodo natalizio di New York, per chi come noi lo ha vissuto, è uno di quelle città al mondo in cui è più piacevole viverlo. Silvia mi chiede se è freddo. Sì, può capitarti che sia freddo. Per la precisione, 2 anni fa a Capodanno c'era meno 17 gradi a mezzanotte. L'anno scorso, scusami, 2 anni fa c'era meno 17, 3 anni fa si stava quasi in maniche corte per Capodanno. Quindi normalmente dovrebbe essere freddo, non è detto che lo sia, magari sono una via di mezzo, è abbastanza normale trovare freddo, non freddissimo in quel periodo, ma il clima natalizio di New York è comunque fa passare la sensazione di freddo, anzi è sempre piacevole andare in giro per mercatini e per negozi in quei giorni, in quelle settimane. Simonetta chiede se aprile è un buon momento. Sono assolutamente d'accordo. Aprile è un ottimo momento e qui mi allaccio all'ultima cosa che vi volevo dire. Aprile 2020, viaggio di gruppo per Pasqua a New York. Quindi Simonetta, aprile è un buon momento perché diciamo che l'inverno è finito. C'è il periodo di Pasqua che sicuramente alza un pochettino i prezzi, ma fortunatamente non è l'unico posto al mondo in cui si tende ad andare per Pasqua, quindi non è che i prezzi salgono così tanto. Noi invece l'anno prossimo faremo proprio per Pasqua un viaggio di gruppo di 5 giorni, o meglio 5 notti, che coinciderà esattamente con il periodo del Pasqua, viene il 12 di aprile l'anno prossimo, o l'11 o il 12, che coinciderà con il periodo in cui i bimbi sono a casa da scuola. Quindi solo New York, 5 notti, un classico per vedere le cose principali della città, perché comunque in 5 notti io non vado mai a sbizzarrirmi a vedere o a far vedere delle particolarità della città. Ecco, quindi sarà un viaggio dedicato a chi non c'è mai stato o a chi vuol vedere le cose principali della città. Vincenza mi chiede se vuole andare dal 15 al 24 settembre. Eccezionale, ottimo. Se possiamo evitiamo sempre agosto, ma perché? Perché agosto siamo, noi italiani siamo ovunque ad agosto e siamo anche a New York, quindi. Però sì, assolutamente sì, New York a settembre è meravigliosa. Non c'è ancora il foliage perché magari è un po' prestino, però sì, è molto 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 bella, assolutamente. Però ripeto, mettete in conto anche un New York tra gennaio e marzo, perché comunque è vero che è freddissimo, però intanto spendete molto di meno. E poi comunque magari prendete delle giornate di neve e Central Park con la neve
incredibilmente bella, ancora più bella. Quindi sì, assolutamente sì. Per chiudere, altri eventi, vi dicevo sicuramente il giorno del ringraziamento New York è chiusa perché comunque tutti sono a casa a mangiare il tacchino e quindi è una festività molto sentita. Sicuramente molto famoso il 4 luglio, che è la festa dell'indipendenza, con fuochi d'artificio sul ponte di Brooklyn. La maratona che è all'inizio di novembre ed è anche in quel caso è uno di quegli eventi che riempie la città, ma soprattutto Capodanno. Credo che New York sia una di quelle città in cui New York è una di quelle città, è forse la città in cui tutti noi prima o poi vogliamo fare un Capodanno. A me è già capitato. Era abbastanza freddo, lo confesso, però ne vale assolutamente la pena. Poi, se ci si accontenta di essere a New York, è un conto. Se si pretende addirittura anche di festeggiarlo a Times Square, ecco, diventa una cosa un pochettino più impegnativa, perché comunque Times Square, come la Statua della Libertà, in quell'occasione è soggetta a dei controlli esasperati. Bisogna arrivare per tempo, bisogna rimanere tante ore fermi ad aspettare e se come 2 anni fa ci sono meno 17 gradi diventa un'esperienza provante, però è comunque il Capodanno di New York è uno dei Capodanni più importanti al mondo e quindi è una di quelle cose che prima o poi tutti noi vogliamo fare. Quindi è un altro evento particolarmente sentito nella città ed è uno di quegli eventi che riempiono gli alberghi e quindi alzano i prezzi, naturalmente, fanno sì che i prezzi si alzino. Breve cenno, una cosa un pochettino più di nicchia, solo per noi appassionati, Halloween è una festa che sta crescendo molto da noi negli ultimi anni. Ecco, Halloween, nel Greenwich c'è la parata, è un'esperienza molto bella a cui si può addirittura partecipare chiedendo l'adesione, quindi si può addirittura partecipare al corteo ed è uno degli Halloween più belli e importanti d'America, forse insieme a quello di New Orleans, la parata al Greenwich si può naturalmente assistere oppure addirittura si può decidere di organizzare con un gruppo di partecipare. È naturalmente tutto gratuito ed è un'esperienza memorabile anche quella. A livello di eventi, direi che quelli più importanti ve li ho detti tutti. Gli altri che ci sono sicuramente un pochettino più di nicchia e non incidono tantissimo sulla parte economica del nostro viaggio, che poi è la cosa che per tutti noi è sempre molto, molto importante, soprattutto se teoricamente possiamo andare a New York 365 giorni all'anno e non siamo particolarmente interessati a un evento particolare. È meglio andarci in un momento in cui non ci sono eventi e quindi magari i prezzi non sono altissimi. Bene, io avrei finito, sono le 10, un'oretta tonda tonda. Vi ricordo quindi il nostro viaggio di gruppo per Pasqua il 12 aprile del 2020. Per chi vuole ricevere qualche informazione in più sul programma, vi lascio magari, vi scrivo qui il mio indirizzo mail, massimo.fabbri, chiocciola, a trovarla la chiocciola, evolutiontravel.com. Esatto, esattamente. Viaggio di gruppo, 5 notti, Pasqua 2020, che
che verrà replicato alla fine di agosto, ma non sarà solo New York, sarà New York più le città più importanti a sud di New York, e quindi in quel caso verrà fuori una cosa un pochettino più lunga, non 5 notti, ma saranno 8 notti, e ci sarà oltre a New York anche Philadelphia e Washington. Invece per Pasqua 2020 assolutamente solo New York classica per chi vuole vederla per la prima volta, e per chi invece vuole tornare a rivedere quelli che sono dei posti iconici e famosissimi per la città e per il mondo intero. Io avrei finito. Spero che mi sentiate ancora. Vedo che anche qui un qualche minuto che nessuno sta scrivendo niente. Oh, Vincenzo D'Agostino chiede degli uragani. Guarda, teoricamente un uragano fino a New York non capita spesso. È capitato qualche anno fa, l'ho visto adesso la cosa di Vincenzo sugli uragani. È successo qualche anno fa, che tra l'altro era proprio in occasione della maratona di New York. Guarda, detto questo, gli americani tendono sempre molto a ingigantire. Poi sul meteo gli americani sono incredibili. Tendono sempre molto a ingigantire. Un uragano a New York difficilmente capita. E quindi più che altro sono giornate di brutto tempo. Nell'occasione della maratona che venne cancellata, ci fu veramente un problema di allagamenti più che di maltempo, e si erano bloccati i mezzi pubblici in sostanza, e quindi tra le altre cose, tra gli altri disservizi, decisero addirittura di cancellare la maratona. Però anche in quel caso, fino all'ultimo, non fu detta questa cosa che c'erano tutti questi problemi, e probabilmente erano rimasti un attimo anche loro. Ebbero un problema di disorganizzazione che, per quanto riguarda gli americani, è uno smacco enorme. Quindi, tendenzialmente, più che uragani, potrebbe esserci qualche giorno di brutto tempo. Ecco. Non parliamo di Florida, non siamo ai livelli della Florida, che spesso viene colpita dagli uragani. A New York, se è passato un uragano dalla Florida, a New York arriva solo la coda, e quindi arriva solo il maltempo di quell'uragano. Angela mi chiede: 5 giorni per vedere l'indispensabile sono sufficienti? Assolutamente sì. La cosa che io vi chiedo sempre a voi clienti è di darmi 5 giorni, che poi, attenzione, io vi chiedo 5 notti, che poi in realtà se potrebbero essere considerati come 4 giorni pieni, perché il giorno dell'arrivo e il giorno della ripartenza io non li considero mai, cioè in quei 2 giorni lì fate quello che riuscite a fare. Ma se mi date 5 notti, io in 4 giorni, poi ai miei clienti io do anche la guida di cosa fare giorno per giorno e dove mangiare, io in 4 giorni pieni, 5 notti, vi faccio vedere l'indispensabile, le cose principali, e ci aggiungiamo qualcosina di particolare. Ecco, quindi sì, Angela, assolutamente sì, 5 giorni, sì, ce la fai tranquillamente. Bene, oh, vedo adesso Simonetta che mi chiede del programma. Sì, il programma esiste già, è come nel caso di Angela che parla di 5 giorni, sono sempre 5 giorni di New York classica. Non vedo l'ora di tornarci, anche a rivedere posti che ho già visto l'anno scorso, perché comunque ci siamo andati a agosto, 16 agosto, se non ricordo male. Con Chiara, che ho visto qui sopra, aveva scritto qualcosa prima. Bene, vi ringrazio tutti di aver partecipato.
Vi ho scritto prima la mia mail, se mi volete contattare, se avete qualche altro dubbio, qualcosa di cui non ho parlato che volete approfondire, scrivetemi tranquillamente, è il mio lavoro, sono qui apposta e mi fa solo piacere. Vi saluto tutti, grazie di aver partecipato, alla prossima occasione, alla prossima diretta, chissà dove sarà, anziché da New York City, chissà da quale posto negli Stati Uniti sarà. Ciao a tutti, ciao!